nel 2017 lo spazio è anche partecipazione. Lo è da sempre per la ricerca, i progetti, le missioni, insomma per tutto quello che rientra nel campo scientifico e tecnologico in cui lavorano gomito a gomito professionisti da ogni parte del globo. Adesso però lo spazio coinvolge direttamente anche il suo nutrito pubblico di appassionati. Di più, lo trascina non solo tra le stelle, ma anche nell'arte. Alfiere di questo nuovo modo di comunicare lo spazio sarà Paolo Nespoli, in partenza durante l'estate con la missione di lunga durata Vita. La data di partenza non è stata ancora resa nota dopo il necessario posticipo per effettuare ulteriori test di sicurezza. 6 mesi in orbita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, legati a doppio filo con la Terra, grazie all'app Space 3, un mezzo per guardare con gli occhi di Astropaolo, condividere con la comunità online i propri scatti terrestri e combinarli con il logo di Vita. Vediamo di cosa si tratta. Space 3 è un'app gratuita disponibile per dispositivi Apple e per Android. Di fatto permette a tutti gli utenti di scattare delle foto ispirate da una serie di temi che vanno dalla salute alla sostenibilità ambientale fino all'ordinaria vita sulla Terra, sovrapponendole secondo il proprio estro creativo alle immagini mozzafiato scattate dalla cupola della stazione spaziale. C'è poi un terzo passaggio, quello della vena artistica più marcata. Il montaggio fotografico va combinato con il celeberrimo Terzo Paradiso dell'artista Michelangelo Pistoletto, a partire da cui è stato disegnato il logo della missione Vita. Le immagini così ottenute arricchiranno il logo stesso. L'app porta così alla creazione di un'opera d'arte in continuo divenire. È la prima volta che l'impegno social in coincidenza di una missione è così marcato, coinvolgente a tal punto da diventare un esperimento artistico. Nespoli può essere d'altronde considerato un pioniere del web. Fu lui il primo astronauta dell'ESA a inviare un tweet dalla Stazione Spaziale Internazionale. Era il 2011. Space 3 è stata presentata in anteprima il 14 febbraio a Milano al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. A realizzarla l'ESA con l'ASI, Città dell'Arte Fondazione Pistoletto e RAM Radio Arte Mobile. Alla presentazione Nespoli ha indossato la sua divisa, la tuta blu d'astronauta, divenuta familiare al grande pubblico italiano grazie anche alle missioni di Luca Parmitano nel 2013 e Samantha Cristoforetti l'anno successivo. Mostrando alle telecamere i loghi delle agenzie spaziali, Nespoli ha ribadito un concetto cardine. Ma in un certo senso rappresento l'umanità che assieme lavora per capire di più quello che ci sta attorno, per capire come funzionano le cose, per capire come vivere meglio. L'attività di divulgazione per gli astronauti è molto importante, tanto da occupare una discreta fetta del loro tempo di permanenza in orbita. Alla presentazione della missione Vita, Nespoli mostrò la tabella oraria della giornata tipica di bordo e il 10% delle 24 ore era stato pensato proprio per le cosiddette attività educative. Il contatto tra gli astronauti e il grande pubblico si è modificato nel tempo, assecondando le opzioni più moderne offerte dalla tecnologia. Tra gli astronauti italiani, per esempio, i pionieri, cioè i primi a volare, Franco Malerba, Umberto Guidoni e Maurizio Cheli, hanno un loro sito internet che ne raccoglie le esperienze di volo, le riflessioni, gli appuntamenti pubblici. Ma è con i social che esplode l'attività online degli astronauti. La regina è Samantha Cristoforetti, seguita su Twitter da più di 900.000 persone. Astro Samantha è stata la prima donna italiana a volare sull'ISS, circostanza che ha senz'altro fatto breccia nell'immaginario collettivo, alimentato anche da un puntuale diario di bordo. Si chiamava Avamposto 42 e raccontava punto per punto le giornate e le particolarità della missione futura di cui Cristoforetti fu protagonista. Può essere considerato un'evoluzione del blog, che invece il collega Luca Parmitano, anche lui amatissimo, tenne durante 6 mesi di volare. A seguire Astroluca su Twitter sono più di 350.000 persone, conquistate anche dalle emozionanti foto del nostro pianeta che Parmitano aveva l'abitudine di condividere con amabili cinguettì quotidiani. La vita dell'astronauta è anche questo, diffondere conoscenza e divulgare l'attività scientifica, da oggi anche con un tocco artistico. È stato lo stesso Nespoli a ricordare che anticamente arte e scienza viaggiavano insieme. Space 3 può essere l'occasione per ricominciare.